Allora, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video! Dunque, certo, mi suonano le sveglie, perché per scandire un po' la giornata, perché se no mi perdo, cioè ieri era arri arrivato Maurizio e io dovevo ancora preparare la cena, perché con questa cosa che rimane giorno fino a tardi mi confondo, va bene. E comunque, praticamente, stamattina girando, ieri, no, tutto inizia da ieri. Il mio vicino Sergio mi ha detto che c'è un elenco di negozi Naqui che fanno consegne a domicilio. E quindi io ho detto, beh, vado a cercare. Ho trovato questo elenco, siccome mi serviva la frutta e la verdura, ho trovato, ce n'erano due o tre, ma per questa volta ho iniziato da uno, che è Ortofrutta Olimpia. E ho preso della frutta e della verdura. Adesso vi faccio vedere quello che ho preso e vi dico anche quanto ho speso. Comunque è utile, così noi non spegniamo, non usciamo, non spegniamo. E comunque la spesa la faccio lo stesso. Allora, cominciamo. Dunque, qui c'è un bellissimo sacchettino con delle pere. Poi c'è anche il foglietto con scritto tutti i prezzi, ve lo faccio vedere dopo. Poi un sedano, con una mano è difficile tirar fuori la roba. Potevo mettere, no, potevo mettermela tutta fuori. Ecco, un bel sedano. Poi due melanzane giganti che stasera ci faccio le pizzette ai bambini. Le pizzette di melanzane. Poi un cavolfiore e un cavolo romanesco. Qua ho chiesto, cioè aspettate, 1 chilo di carote. Poi in questa borsa abbiamo finito. Qui ci sono, vabbè, le banane, che vi pare mica che prendo la frutta e non prendiamo le banane. Ce ne sono di più, ma non riesco a tirarle fuori. Poi ho preso 1 chilo di cipolle dorate. Una decina di zucchine, sono pure quelle chiare, quindi ancora meglio. Poi qui ci sono 3 kg di patate. E poi qui ci sono le altre banane. Allora, qui ci sono i prezzi. Le banane 5,50 euro. Allora, le banane ne hanno chieste 10. Pere 8. Poi le patate 3 kg, le cipolle 1 kg, le carote 1 kg, gli zucchini 10, sedano, un sedano, due melanzane, il cavolfiore, un cavolfiore, il romanesco 1. E il totale è 39, vabbè, 35 mi ha fatto per essere, diciamo, per fare cifra tonda, no? Più o meno. Comunque, cioè, a me non mi sembra tanto, comunque me l'ha portata fino a casa, non ha chiesto soldi per la consegna. E la roba è bellissima, non è roba scadente o comunque vecchia. Perciò io sono contenta, sinceramente sono molto contenta. Sì. Adesso vado a mettere a posto tutto. Per pranzo facciamo la frittata di spinaci con i pomodori. Quindi adesso prepariamo tutto e Qui pranziamo. c'è la frittata che adesso le metto il coperchio così cuoce. E la pappa di Pia è già pronta. Adesso ho Giorgio, Sabrina, niente danno. E niente, mi metto a tagliare i pomodori. A parte Manuel che fa un po' di baccano col suo telefono, volevo aggiornarvi sulla faccenda. Dunque, dopo aver fatto pranzo, io ho fatto addormentare Pia e quando si è svegliata abbiamo fatto merenda. Io mi sono fatta la torta in tazza, quella di proteica. Ho messo la storia su Instagram, chi ci segue là l'ha vista. Se non ci seguite, avete Instagram, seguiteci anche là, che metto cose anche diverse da quelle che metto qui. Adesso prendo Pia e la bacinella e vado su a stendere e a fare un po' di lavoretti di sopra. Intanto Giorgia sta lavando
i bicchieri, perché la lavastoviglie di nuovo ha deciso che i bicchieri non li vuole lavare. Emanuel mi prepara l'acqua per il moccio, così quando torno giù lavo il pavimento. E Gabriele invece cazzeggia. Che bello il bagnetto! Pia? Pia? More? Patatina? E niente, in pratica le sto facendo il bagnetto. Intanto Giorgia scarica e ricarica la lavastoviglie. Ho già messo su il brodo per fare la minestrina con la carne e poi il passato di verdura per Pia da tenere in freezer e le zucchine per me per stasera. E niente, adesso vado così la controllo. Ci vediamo dopo. Come avete visto, abbiamo fatto un lavorone qui su in camera, la roba è ancora qua. Adesso la andiamo a mettere a posto, naturalmente litigano sempre. Poi andiamo a mettere a posto anche qui questo armadio qui. E adesso poi vi faccio vedere le bambine qua come hanno sistemato. E se riesco, volevo mettere a posto anche lì sotto, ma non lo so perché devo anche andare giù, quindi penso che faremo solo questa parte per oggi. E intanto metto questa roba qui nelle borse che sono da portare poi giù, così poi a Pasqua, a Pasquetta, adesso vedo che c'è Maurizio a casa, vedo di ho da fare un lavorone di sotto da dividere la roba che va bene, che non va bene. E niente, adesso Giorgio è giù che scarica e ricarica la lavastoviglie. Manuel ha preparato il pranzo, adesso sta giocando un pochino a Fortnite e Gabriele invece è qui che caccia già col computer, non si sa cosa sta facendo. E io poi devo andarmi a fare la doccia assolutamente. E niente, quindi partiamo subito, se no non riesco a fare tutto quanto. Allora, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, stamattina ho già fatto colazione, vi lascio la foto qua di quello che ho mangiato. Adesso vado a mettere a posto la sala. Non ve la faccio vedere perché c'è un casino pazzesco, ma più di pazzesco. Ve la farò vedere quando sarà in ordine. E stamattina ho lavato la doccia perché Pia, quando l'altro giorno l'abbiamo fatto il bagnetto, aveva fatto la cacca nella vaschetta, quindi l'ho sciacquata bene e l'avevo lavata, però stamattina ho disinfettato bene sia la doccia che la vaschetta. Adesso vado a recuperare Pia che scappa, vi faccio vedere. Lei scappa, ha sorpassato il cancello, è andata in cucina, ma ho paura che va in cucina. E niente, quindi mi metto a sistemare e ci vediamo dopo. E ciao. Allora, sono qui perché Pia si è messa a
dormire. Io mi sono già alzata, ma mi sono dovuta rimettere qua perché si è messa a piangere. Oggi non so che cavolo ho, tutto un occhio rosso, mi lacrima e lo tengo aperto per pochissimo, ma poi mi dà fastidio la luce e mi fa male. Boh. Non so che cosa sta succedendo. Vabbè. Niente, adesso devo stendere, devo fare anche workout. Ho registrato pochissimo in questi giorni, allora se riesco vi registro qualche cosa. Dopo quando vado giù magari che preparo la cena. Niente, mi dà fastidio quest'occhio tutto il giorno che me lo asciugo. Passerà. È anche rosso, guardate. Anche fuori mi fa male. Anche dentro è rosso. Boh. Vabbè. Allora vado e ci vediamo dopo. Magari con una ricetta. Io questo video perché la cosa della mamma è peggiorata. La mamma ha la fotofobia e il suo dottore ha detto, gli ha detto di mettere un collirio. Comunque la mamma non potrà fare il video per un po'. Questo video lo concludo io perché come l'ultima clip che era venuta qua prima di me, prima ce l'aveva solo un occhio, adesso se tiene aperto questo, poi questo gli fa male, e se lo apre poi gli lacrima, però vabbè. Vi auguriamo da tutti noi buona Pasqua e ciao! 1, 2, 3, come on!